ma ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce. E improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che ha. Buonasera. Sono Nanni Del Becchi, in effetti sono un giornalista, ma non sono qui come giornalista, sono qui come marito di una donna fantastica che per 25 anni è stata al mio fianco, è stata la mia compagna di vita. E invece da un anno e un po' di mesi al mio fianco non c'è più, o forse sì, anche se non si vede. Questa donna si chiama Alessandra Appiano. You know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind, and that I see your darkness, and that I see your darkness, and that I see your darkness. Hey, thanks, good day. La canzone dice ho visto l'oscurità, no? Visto l'oscurità, e dice questa canzone. Chiunque ha conosciuto Alessandro, o anche l'ha vista nelle sue apparizioni televisive, invece era tutta luce. Era l'esatto contrario dell'oscurità. Era solarità pura, era energia pura, era voglia di vivere pura, e come spesso accade in queste personalità, diciamo fuori dal comune, si nasconde anche un altro lato, un altro polo. Per questo si parla di sindrome bipolare anche in psichiatria. Ecco, a un certo punto questa sindrome bipolare è apparso chiaro che fosse più grave di altre volte, no? Sì. Questo quando più o meno? Questo è successo più o meno con l'inizio del 2018, un anno che difficilmente mi dimenticherò. È stata lei a rendersi conto per prima che la crisi, il momento di abbassamento dell'umore era diverso dalle altre volte. Me lo ha detto a me, lo ha detto a tutte le persone più care, inclusa la terapeuta da cui da anni andava e con la quale aveva un eccellente rapporto, tutte le volte le cose si erano risolte nel modo migliore. Invece questa volta lei non se l'è sentita di fare solo questo e ha iniziato anche una terapia farmacologica con questi psicofarmaci che si sono, come dire, modificati, cambiati, e per alcuni mesi siamo entrati in una sorta di spirale legata appunto all'assunzione degli psicofarmaci, degli antidepressivi, molecole diciamo rispettabilissime, ma che naturalmente bisogna sempre sperimentare con molta cautela. In realtà del cervello umano si sa pochissimo, questa è la verità, si sa forse meno ancora dell'universo, e quindi noi abbiamo cominciato a vagare da uno specialista all'altro, da una terapia all'altra, finché si è pensato che l'unica cosa, la cosa che si doveva fare, anche se è sconsigliatissima in linea di principio nei casi di depressione maggiore, fosse un ricovero ospedaliero. È una questione di protezione. Noi poi vivevamo da soli e quindi naturalmente non sapevamo bene come gestire questa situazione. Alessandra non riusciva più a dormire la notte, aveva degli attacchi di panico, aveva delle convulsioni. La malattia depressiva è terribile
perché ha un ventaglio di sintomi spaventosi e ingestibili nella sostanza. Quindi si è pensato di fare l'unica cosa, diciamo, consigliabile anche da un punto di vista proprio medico. Lei il 30 di maggio ha compiuto 59 anni lì in ricoverata. Quindi andavi a trovarla e non notavi miglioramenti, lei stessa diceva. No, non notavo miglioramenti, anzi mi arrabbiavo con lei perché cercavo di farle notare che le cose, dopo tutto, forse bisognava avere un atteggiamento positivo, eccetera, e lei invece diceva che non era vero e che le cose andavano sempre peggio e che l'unica cosa da fare era probabilmente scegliere un'altra strada e comunque essere dimessa. Come descriveva questi abissi? Descriveva questo abisso in maniera molto... molto curiosa, nel senso, la cosa principale che lei ripeteva è: ho l'inferno dentro. Questa era la frase, il mantra che lei ripeteva. Oppure non riesco più a tenere assieme i pezzi di me stessa, oppure ancora, e sono cose tipiche della depressione, che a chi non è depresso suonano anche un po' strane, no? Perché non sono accompagnate da segnali organici. Le analisi, quelle di routine che si fanno negli ospedali quando sei ricoverata, non segnalavano nulla di particolare, anche il fatto ormonale, tutto quanto. E invece lei continuava a guardarla. A guardarla vedevi che quella luce che tu conosci perfettamente, sì, perché siete amici, siete colleghi, e scusatemi ma io non riesco a parlare del passato, era sparita o comunque si era offuscata. Ma io mai, proprio perché credo di essere la persona che la conosceva meglio in assoluto, mai mi sono stato sfiorato dall'idea che lei non potesse invece tornare esattamente quella di prima. Anzi, nei momenti di in cui riuscivo un po' a farla reagire, dicevo: questo diventerà, questa esperienza diventerà il tuo prossimo libro e sarà il libro più bello, più importante, soprattutto come racconto per gli altri, che tu abbia mai scritto. Cioè, e allora lei sorrideva, faceva un sorriso malinconico e faceva finta di darmi ragione. Faceva finta, perché evidentemente dentro di sé non era convinta. E quindi siamo arrivati, appunto ti dicevo, al 30 di maggio, cioè 4 giorni prima dell'ultimo giorno di ricovero, in cui appunto io sono andato a parlare dicendo, sottoponendo appunto la volontà di Alessandra di essere dimessa: no, ma proviamo ancora, almeno un'altra settimana è opportuno tenerla, e quindi la terapia era stata cambiata proprio in quei giorni. Poi è arrivato il ponte, che poi ponte non era, del 2 giugno, perché il 2 era un sabato, il 2 l'abbiamo passato assieme perché c'era un regime di permessi, tutta una serie di cose molto, diciamo, discutibili che comunque esistevano in questo reparto di questo ospedale, che è il Turro San Raffaele. E ti arriva un sms la mattina di Alessandra? Il giorno dopo mi arriva un sms al poco prima delle 9 del mattino, in cui mi dice: guarda, ho dormito male, ancora una notte terribile, non passare prima di mezzogiorno. Questo è quello che io ho ricevuto alle 9 circa, attorno alle 9 del mattino, mi arriva questo sms che si conclude con baci, anzi voglio essere più preciso, con baciotti, perché spesso noi ci scambiavamo dei baciotti, come spesso capita ai vecchi coniugi che sono passati dai baci ai baciotti. Non mi pare l'ultima parola di una persona che 15 minuti dopo in realtà si getta da un ottavo piano, essendo riuscita a fuggire dalla struttura che la doveva appunto tenere custodita, raggiunge non vista e non controllata dalla struttura ospedaliera un albergo lontano circa 400 metri. Nanni, abbiamo questo filmato che hai realizzato, tra l'altro, tu, eccolo qui, queste sono proprio la strada tra
Sì. L'ospedale, sì. E l'albergo. Questo nel è... quale è entrata anche lì, nessuno l'ha fermata. Questo, nessuno si è accorto di lei perché c'era confusione, eccetera. Sì. E lei a colpo sicuro, quasi a colpo sicuro, quindi questo fa pensare, ci ha fatto pensare, sospettare che lei evidentemente avesse già capito che da quella struttura ospedaliera, una volta abbandonato il reparto, si poteva entrare e uscire senza problemi. Aveva evidentemente in preda a pensieri tristi, a pensieri autolesivi, già un po', diciamo, perlustrato i dintorni, e aveva messo gli occhi su questa struttura alberghiera. Altrimenti non si spiega come mai alle 9, lei alle 8.30 del mattino prende la terapia, chiede di poter uscire nel bar, ma dell'ospedale, per poter prendere un caffè. Alle 9 mi manda un messaggio, quindi significa che alle 9 lei era già fuggita in realtà, ed era ed era già nell'albergo o era nei paraggi dell'albergo. A che ora hai ricevuto poi la telefonata della polizia? Ecco, mentre aspettavo di andare a trovare Alessandra, mi chiama mi arriva un'altra telefonata, la telefonata è quella della polizia, e mi chiede se sono appunto io il marito di Alessandra Appiano, e dico sì, e mi dicono di recarmi in questo albergo, mi danno un indirizzo e io penso ad un errore di persona, e dico guardate, è in ospedale, è ricoverata in ospedale, non credo proprio che lei sia in un albergo. Lei va da lì. Allora io, siccome vedo che la via è la stessa, resto convinto dell'errore e mi presento in realtà nel reparto disturbi dell'umore dell'ospedale Turro San Raffaele, dove vengo accolto dallo stupore generale. Mi dicono: no, ma sua moglie è uscita alla mattina per prendere un caffè, sarà in camera, eccetera. In realtà in camera non c'era, in realtà lei... Scusa, è uscita la mattina per prendere un caffè? Questo mi viene detto dal personale medico. Quindi lei aveva chiesto di uscire? Lei aveva chiesto un permesso che le è stato concesso di uscire all'interno della struttura ospedaliera per prendere un caffè nel bar dell'ospedale. Nel bar dell'ospedale. Ma in realtà era scappata subito e nessuno si era accorto di lei. Non solo questo ipotetico permesso, senza entrare adesso nel merito della questione se fosse giusto o non giusto darle questo permesso di uscire anche da sola, ma comunque questo permesso era relativo alla struttura ospedaliera e scadeva dopo un'ora. Io mi sono presentato dopo quasi 3 ore e nessuno aveva registrato un allarme. No, non era proprio stato registrato il fatto che lei quantomeno dopo il famoso permesso di un'ora non era rientrata, non era scattato alcun allarme, tanto è vero che nel frattempo gli allarmi sono scattati da chi si è accorto di quello che è successo. Poi è stata chiamata la polizia, sono state fatte tutte le cose, è stato ahimè constatato il decesso e finalmente sono risaliti a me, e dopodiché io sono andato ovviamente all'ospedale. E la fine di quella mattinata è il finale di quella mattinata, è il mio annuncio all'ospedale. Sono io che ho annunciato all'ospedale che cosa era successo in realtà. È andata così. Perché dici che Alessandra non voleva togliersi la vita? Io penso che Alessandra non volesse morire. Cioè, in quel momento non era lei. Io penso che molte persone che vivono una crisi depressiva forte, profonda, violenta, e che magari sono sottoposte a delle terapie fatte ovviamente a fin di bene, ma delle terapie, certo, di cui non si possono conoscere gli effetti collaterali, e che non vengono magari custodite e protette nel modo rigoroso con cui bisognerebbe fare, certamente non sono, come dire, in grado di intendere e di volere. Certamente il gesto suicidario, come racconta ad esempio, sai, noi con il Fatto abbiamo appena fatto, il Fatto Quotidiano, abbiamo appena fatto questa inchiesta sui suicidi e sui 4.000 suicidi che ogni anno, che in Italia, questa è la media, grosso modo, avvengono quasi sempre nel silenzio generale. Non tutti i suicidi sono la stessa cosa, esistono dei suicidi voluti, premeditati, addirittura rivendicati, ed esistono dei suicidi che sono dei gesti di disperazione e di dolore che se non vengono in qualche modo prevenuti e protetti portano le persone che più amano la vita, che meno vorrebbero abbandonare questa vita, perché chi ha conosciuto Alessandra non può avere dubbi su questo, a compiere questo gesto.
E... cioè, in quel momento lei era in preda agli effetti collaterali, non so se fosse dal punto di sì, vista in quel medico, momento così, lei di questi avverti... farmaci potenti. Lei, quindi lei... faceva un qualcosa che in realtà non avrebbe voluto fare. Lei avvertiva un dolore insopportabile, come tutte le persone sottoposte a un dolore mentale che, come dice, mi piace sempre citare il grande scrittore Winifred Sebald, il dolore fisico ha un limite, nel senso che oltre una certa soglia si sviene. Il dolore mentale no. E quindi l'unica via d'uscita che può apparire in quei momenti atroci alla persona che lo sta provando è l'uscita da se stessi. Certo. Ma quello per me non è un gesto volontario. Certamente è un suicidio, ma non è un gesto volontario. Ed è per questo che si proteggono le persone che si trovano in queste condizioni. Aveva cambiato da poco terapia? Aveva cambiato da poco terapia per l'ennesima volta, ed è per questo che, come stabilito dalla Cassazione anche in un suo pronunciamento, il medico psichiatra è considerato garante, una figura garante e responsabile del malato che ha in cura, anche se non è soggetto a ricovero coatto, perché sai che noi abbiamo questo tema del trattamento sanitario obbligatorio, sì. Ma nel caso del medico psichiatra e del malato, a lui, come dire, non si tratta, c'è una posizione di garantia, e questo è stato un suicidio in costanza di ricovero. Ecco. Rita. Allora, Nanni, ciao Rita. Ciao. Alessandra, io voglio molto bene ad Alessandra. È stata una mia autrice in televisione. Sappiamo. Siamo state amiche, siamo amiche. Lei ha scritto un libro che a me era piaciuto moltissimo, Amiche di salvataggio. Quando lei se n'è andata, io dicevo, ma come? Tu che hai insegnato a noi amiche a fare gruppo, a come salvarci, non ci hai dato la possibilità di salvare te. Io credo che Alessandra, quella mattina, come dici tu, lei che nascondeva tutto questo sotto nella luce e con il sorriso, con i suoi capelli biondi, con questa sua eleganza, questo suo modo di arrivare in fondo sempre alle cose, lei quella mattina probabilmente ha voluto volare. E basta, Nanni, lei ha solo voluto volare. Perché si sentiva chiusa e intrappolata in una struttura dove lei non si ritrovava, non si ritrovava. Aveva chiesto di entrarci, aveva chiesto di andarci, perché capiva che doveva uscirne fuori dal malessere che l'avvolgeva, ma lei a un certo punto, e il sintomo è stato quando lei doveva venire in una trasmissione, e lei per la prima volta ha detto, ma perché mi devo alzare presto, perché devo arrivare, devo fare trucco, parrucco, parlare, riprendere il treno, no, voglio stare a casa. Non era da Alessandra. No. Alessandra aveva nell'ultimo malattia, mese. Era perché è una malattia. Nell'ultimo mese è una malattia con tutta una molteplicità di sintomi, questo che ha descritto Rita, e che lei stessa poi ha continuato a ricordare come un momento che non le apparteneva, anzi che segnalava quasi una distorsione, uno sdoppiamento della personalità, è legato agli attacchi di panico che molto spesso accompagnano sindrome bipolare, depressione maggiore. Tutto si intreccia, per cui anche in termini di anamnesi, di diagnosi e di rivalutazione clinica, gli elementi che fanno sì che un ricovero diventi veramente un luogo di salvezza, probabilmente non sono stati valutati a sufficienza. C'è un procedimento in corso? E in verità il GIP che deve dare il dispositivo, che deve decidere, in realtà dopo 3 settimane non si è ancora espresso, quindi ancora non sappiamo se ci sarà l'archiviazione definitiva oppure quantomeno un supplemento di indagini. Aggiungo soltanto che voglio che si sappia, la prima volta che lo dico, che stiamo comunque lavorando ad un'associazione intitolata ad Alessandra, che vorrà occuparsi
intanto vorrà far vivere Alessandra nel certo. modo in cui lei ha sempre vissuto, e poi vorrà occuparsi esattamente di questi temi, del disagio, del suicidio, della situazione in cui incappano le persone che sopravvivono al suicidio, i cosiddetti survivor, categoria di cui ho scoperto di far parte grazie a questa bella inchiesta coordinata da Maddalena Oliva, che è il vice direttore del Fatto Quotidiano e dove anch'io ho contribuito a raccontare, eccetera. Le persone che sopravvivono a traumi di questo genere non si devono perdere d'animo, devono trovare il modo di restare uniti e di continuare a credere nella sopravvivenza loro e delle persone che in qualche modo se ne sono andate. Grazie. Pochi giorni dopo la presenza, la partecipazione di Nanni Del Becchi alla nostra trasmissione, il giudice per le indagini preliminari si è espresso. E allora abbiamo al telefono, lo saluto, lo abbraccio, Nanni Del Becchi. Ciao Nanni. Ciao Maestro, sono contento di sentirti. Anch'io. Che novità ci sono, Nanni? Dunque, le novità sono state molto vicine al momento in cui ci siamo incontrati in trasmissione. Aspettavamo ancora il pronunciamento del GIP, che effettivamente ha poi respinto la richiesta di archiviazione. Ha respinto questa richiesta che da noi era stata motivata in maniera molto dettagliata, e altrettanto dettagliata è stata la motivazione del GIP, prescrivendo una serie di ulteriori accertamenti nell'arco di 6 mesi. Questi mesi in realtà sono scaduti da poco, ma poi chiaramente anche per i motivi che sappiamo, per il nostro certo. amico coronavirus, la cosa è ancora ferma, ha avuto rallentamenti, ma si aspetta appunto di capire che cosa vorrà fare la procura. Bene, Nanni, ti ringrazio moltissimo, insomma ci auguriamo tutti noi che abbiamo voluto bene ad Alessandra che tutto questo... Insomma, che ci sia chiarezza su quello che è accaduto. Grazie davvero, grazie, ti abbraccio. Grazie, a presto. Grazie a te, Marco. Ciao. A presto.